E benvenuti in questo nuovissimo episodio di Cinemania. Oggi a intrattenervi ci siamo io, Luca e Pierre. Ciao a tutti amici, oggi ci troviamo in una nuova puntata speciale di Cinemania, una edizione natalizia. Oggi andremo a visionare 10 film a tema natalizio, oppure anche adatti alla visione in famiglia, che ci sono molto piaciuti. In questo episodio vi diremo anche su quali piattaforme potete trovare i film che vi diremo in questa, diciamo, top 10, i quali possono essere Netflix o Amazon Prime. Per me possiamo anche cominciare. Primo film, 10 giorni con Babbo Natale. Il primo film che vi consigliamo è completamente made in Italy e si chiama 10 giorni con Babbo Natale. Il film lo potete trovare attualmente solo sulla piattaforma di Amazon Prime Video. La trama generale del film tratta di una famiglia in crisi che durante una vacanza in un vecchio camper si ritroveranno in un'avventura che li porterà in viaggio verso il Polo Nord a causa di un incontro con un esilarante Babbo Natale. Gli attori che occupano i ruoli principali in questo film sono Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diego Abantantuomo, Angelica Elli, Matteo Castellucci e infine Bianca Utai. Secondo film, tutto normale, il prossimo Natale. Per il secondo film abbiamo scelto Tutto normale, il prossimo Natale. Il film è disponibile sulla piattaforma Netflix. La trama è incentrata su George, una persona scontrosa che in seguito a una caduta poco prima di Natale non ha alcun ricordo degli ultimi 12 mesi. Alcuni degli attori che occupano i ruoli principali nel film sono Leandro Assum, Ariane Botelho, Luis Cardoso, Lola Fanucchi. Terzo film, The Grinch. Per il terzo film abbiamo scelto un remake di un film molto famoso chiamato The Grinch. La versione 2018 del film è disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Il film tratta di un vecchio abitante del paese di chi non so, il Grinch, che odia il Natale, e Cindy Lou, una bambina che vive in quella città, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch per Natale e farlo tornare in città. Ma prima di continuare con la top 10, ascoltiamo Euforia di Chris Nolan, Tedua, Madame, Aiello e Burr. Quanto aspetterai la pioggia per non piangere solo, con l'amicia sulla bocca e un'amicia sul lenzuolo. Quanto odi il tuo corpo, non lo ammiri abbastanza, sfami solo cuore e pancia, scordi l'anima e il tesoro. Quando ti accuseranno di essere un bugiardo per qualche attenzione che volevi dai più grandi, nel tuo genio ti faranno dubitare gli ignoranti, perché risponderai a chi non si è fatto domande. Chi ti darà dolore sarà il primo a leccarlo, prima ancora venga chiesto lui il colore ed il dettaglio. Ma in fondo anche le loro scuse non ti serviranno, se quando riderai ti guarderanno con stupore. Non ho bevuto mai rancori, dicevano che sono fuori, chiedono sei felice, tutti ti vogliono, vogliono stare nel tuo letto, ma nel letto poi chi c'è? Non c'è chi c'è. Nel letto ancora sveglio, penso a credere in qualcosa di meglio, almeno riesco a crescere. Forse vorrei bere io dal tuo bicchiere, perché ho la gola arida. Però dimmi dov'eri, un fiume di pensieri che non si argina. E mi fermerò all'istante, quasi gelo cambia tutto, ma sincero c'è più gusto, stammi dietro, perché cercherò di andare via da questo fumo scuro. La città che mi ha rinchiuso, piove, non c'è più nessuno. È per te questa canzone che ti canto e canterò sempre, se sei ferma sui punti in cui ho capito che era amore tra me e lei.
ma è durato poche ore tra uno sguardo alla stazione. Il mio cupido in quarantena, se la mena esattamente non saprei. Non ho bevuto mai rancori, dicevano che sono fuori, chiedono se sei felice, tutti ti vogliono, vogliono stare nel tuo letto, ma nel letto poi chi c'è? Non c'è chi c'è, chi c'è, chi c'è, non c'è. Quarto film, Qualcuno salvi il Natale. Per il quarto film abbiamo scelto un grande classico, Qualcuno salvi il Natale. Il film lo potete trovare attualmente sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Sapete qual è il nome di Babbo Natale? Beh, in questo film è Saint Nick. Il film inizia con due fratelli che cercano di catturarlo, ma quando il piano fallisce, i due si uniscono a Babbo Natale e ai suoi elfi per salvare le vacanze prima che sia troppo tardi. Gli attori principali che si trovano in questo film sono Kurt Russell, Derby Camp, Goldie Hawn, Judah Lewis. Quinto film, Qualcuno salvi il Natale 2! Per il quinto film abbiamo scelto il sequel del precedente Qualcuno salvi il Natale. Qui Amazon vi viene in aiuto, anche questo film potete trovarlo su Amazon Prime Video. In questo sequel si racconta delle vicende della piccola Kate Pierce, che adesso è un'adolescente cinica e che festeggia il Natale con la madre, il compagno di essa e suo figlio Jack. Gli attori principali sono Derby Camp, Yazir Bruno, Tyrese Gibson, Julian Dennison, Judah Lewis. Sesto film, Le cinque leggende. Per il sesto film abbiamo scelto un bellissimo film di animazione chiamato Le cinque leggende. Questo film è attualmente disponibile sulle piattaforme di Netflix e di Prime Video. Il film tratta di un gruppo di eroi ben noti ai bambini, tra i quali Babbo Natale, il Coniglio Pasquale e la Fata dei Denti, che dovranno unire le loro forze per proteggere la speranza dei bambini di tutto il mondo. Gli attori principali in questo film sono Chris Pine, Hugh Jackman, Jude Law, Isla Fisher. Prima di continuare ascoltiamo Flop di Lo and Found e Dizzy. Sono tutti infami per un dettaglio. Se sembriamo solo fatti forse un abbaglio. Scopro sopra dei contratti come show my God.
non so davvero cosa dirai. Don't stop a questo mio circo, lo so che non mi tollerai mai. E boh, stop a questo mio disco, non so davvero cosa dirai. Don't stop a questo mio circo, lo so che non mi tollerai mai. Buon stop appena avrei visto, non so davvero cosa dirai. Don't stop a questo mio circo, lo so che non mi tollerai mai. Buon. Settimo film, Holiday. Come settimo film abbiamo scelto Holiday, pensando un po' anche a chi di voi piacciono le commedie romantiche. Questa commedia romantica racconta la storia di questi due sconosciuti, stanchi di essere single, che desiderano solamente passare le feste con qualcuno e divertirsi insieme, senza stress né passione, perché tanto non è amore, giusto? Gli attori principali sono Emma Roberts, Luke Bracey, Christine Chenoweth, Jessica Capsow e Manish Dayal. Ottavo film, Il calendario di Natale. Come ottavo film abbiamo scelto Il calendario di Natale. Il film è disponibile al momento soltanto su Netflix. Abby, una giovane amante della fotografia, scopre il vecchio calendario dell'avvento capace di predire il futuro, ereditato da suo nonno. Questo oggetto potrebbe aiutare Abby a trovare l'amore. Gli attori principali in questo film sono Kate Graham, Quincy Brown, Ethan Peck, Ron C. Jones, Kevin Enchard, Romaine White, Rodrigo Fernandez Stoll e Chanel Williams. Nono film! Jingle Jangle, un'avventura natalizia. Il nono film che abbiamo scelto è Jingle Jangle, un'avventura natalizia. Questo film è disponibile solo su Netflix. La trama del film parla di una nonna che racconta ai nipoti una fiaba utilizzando un libro. Essa narra di Jeronius Jangle, il più grande inventore di giocattoli del mondo, il quale cade in depressione in seguito al furto del libro in cui annotava tutte le sue idee. In seguito alla morte della moglie, rinuncia completamente a tutto, spingendo la figlia Jessica ad andare a vivere altrove. Dopo un po' di tempo, un nipote di cui non era a conoscenza cerca di raggiungerlo per tentare di ridargli quella fiducia in se stesso che aveva perso. Gli attori principali sono Forest Whitaker, Keegan-Michael Key, Hugh Bonneville. Ma adesso fermiamoci un attimo e ascoltiamo Paranoia Airlines di Fedez. Come tutti quanti ho i miei guai. Volo, cado, Paranoia Airlines. Se precipito da te verrò a cercare tutte le risposte che no. La mia strada era sempre più buia, non c'era un'anima tranne la tua. È per questo che adesso rivedo me stesso riflesso nella tua paura. Se non ci sarò torno dubito, fammi uno smile per il pubblico. Penso che eri un controsenso, ma adesso ti guardo attraverso, sei un senso unico. E mi perdo nella notte, nell'oscurità, senza navigatore. E se mi stringi forte, forte, il buio se ne va e tutto prende colore. Perché separati siamo stelle, ma abbracciati siamo il sole. Yeah. Perché separati siamo stelle, ma abbracciati siamo il sole. Un vizio di forma, forse solamente una forma di vizio. Non ti sembra, sei il mio lieto fine travestito da inizio. Sai che sembra? Le domande che tornano indietro, tu ti specchio, mi taglio col vetro. Vorrei tornare a quei tempi, ma tu non hai ancora imparato ad usare la retro. Le porte che apri, le bocche che chiudi, le notti ubriache, si fotte da nudi. Le botte che paghi, le volte in cui studi. Ci estingueremo noi prima dei mutui. E mi perdo nella notte, nell'oscurità, senza navigatore. E se mi stringi forte, forte, il buio se ne va e tutto prende colore. Perché separati siamo stelle, ma abbracciati siamo il sole. Yeah. Perché separati siamo stelle, ma abbracciati siamo il sole.
abbracciati siamo. Forse dopo, forse sono qua. Sincero, per noi ti ho regalato un sacco a pelo per dormire sotto il cielo. E mi perdo nella notte, nell'oscurità, senza navigatore. E se mi stringi forte, forte, il buio se ne va e tutto prende colore. Perché separati siamo stelle, ma abbracciati siamo il sole, yeah. Perché separati siamo stelle, ma abbracciati siamo il sole. Decimo film, Soul. Come decimo e ultimo film abbiamo scelto Soul, un film che non è ancora uscito, ma uscirà il 25 dicembre in anteprima su Disney Plus. Joe, direttore di una banda musicale delle scuole medie, sogna da tempo di suonare all'Half Note, un prestigioso locale di New York. Dopo 20 anni di tentativi, finalmente riesce a ottenere una serata. Tuttavia, un colpo di scena rovina i suoi piani. Purtroppo, amici, l'ultima nostra puntata dell'anno si conclude qui. Io non so te Luca, ma io c'ho una voglia matta di farmi una bella cioccolata calda, quindi signori concludiamo la puntata qui. Io e Luca speriamo che i film che vi abbiamo consigliato vi piacciano, speriamo che li vediate sotto Natale. E ci vediamo in un nuovissimo episodio di Cinemania con Piera e Luca.